Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Forza Italia perde un altro pezzo, è un po' fa concorrenza al Movimento 5 Stelle nella perdita di pezzi. E qui abbiamo un altro deputato, forzista, come si chiamano adesso quelli di Forza Italia, Enrico Costa. Lascia Forza Italia per andare con chi? Per andare con Carlo Calenda, scissionista del PD che ha fondato Azione. E così l'ex ministro e responsabile giustizia dà l'addio a Berlusconi e dice: Azione recupererà lo spirito propulsivo liberale. E Calenda è felice perché così è rappresentato il suo partito anche alla Camera dei Deputati a Montecitorio. Naturalmente Calenda è un uomo di sinistra, su questo non c'è dubbio, più sul centro che sulla sinistra. Lui critica sia a sinistra che a destra, a volte spesso anche con giusta ragione, con un senso corretto di valutare le cose, altre volte eccede nell'insulto, come con Giorgia Meloni, ne dice di tutti i colori, quindi non è propriamente sempre un gentleman quest'uomo, però viene visto anche decisamente bene a destra perché critica duramente la sinistra, soprattutto il suo ex partito, il PD. Lui dichiara che il PD ha tradito il mandato degli elettori alleandosi con i 5 Stelle. Lo accusano di essersene andato perché se lui e Renzi non se ne fossero andati avrebbero il PD sarebbe il primo partito o perlomeno alla pari con la Lega. E Calenda dice: noi almeno, dice, io non ho tradito il PD, è il PD che ha tradito facendo l'alleanza con i 5 Stelle. Io sono rimasto coerente e me ne sono andato perché non accetto l'alleanza con i grillini, sono improponibili, inaccettabili. Beh, su questo ha completamente ragione, totalmente ragione. Quindi lui non è né a favore di Salvini né contro Salvini, cioè nel senso è contro Salvini, contro il PD, è una mina vagante, diciamo così. E così Enrico Costa passa da Forza Italia ad Azione e così ha una persona alla Camera. Quindi responsabile giustizia del partito di Berlusconi manterrà lo stesso ruolo con Azione e dice: oggi ci sono, dice Costa, a Montecitorio con Calenda e il senatore Matteo Richetti, tanti sedicenti liberali, ma sono liberi o subalterni alle forze? Noi vogliamo essere liberali, liberi. Non abbiamo cercato nessuno, dice Giorgio Calenda, sì, Giorgio, buonanotte, Carlo Calenda, dice: ci fa molto piacere che Enrico venga, ma non ci metteremo a fare scouting, le porte di Azione sono aperte alle persone serie. Quindi lui sta dicendo, Carlo Calenda, che lui non sta cercando parlamentari, sta chiedendo chi va con lui, si è presentato. Certo è un po' strano che, beh, strano fino a un certo punto, quando un parlamentare passa da un partito grande come Forza Italia, o perlomeno un partito che era grande, che è sceso a una percentuale un po' piccola, e però passa a un partito ancora più piccolo che vale la metà o meno della metà di quello che vale Forza Italia adesso, è un po' curioso perché un partito come quello di Calenda o quello di Renzi, con l'attuale legge elettorale, col soglio di sbarramento al 3%, avrebbero delle serie difficoltà a entrare in politica. Addirittura vogliono cambiare la legge elettorale e alzare quella soglia del 3% al 5%, e alzandolo al 5% questi partiti matematicamente scomparirebbero. Quindi quello che dico io è: perché passare da un posto sicuro a un posto praticamente che, se va bene, vieni riconfermato, se il partito sale, ma è una scommessa? È perché molti in Forza Italia si sentono, diciamo così, licenziati dal partito. Perché? Perché se cade il governo o arriva a fine legislatura, Forza Italia passa dal 15-16% al 5-6-7%,
Quindi una riduzione del 60% dei posti di lavoro in un futuro governo, in una futura legislatura. Quindi molti, poi con il taglio dei parlamentari, si sentono già licenziati. Dice, ma io non sarò, non farò parte di quei fortunati che verranno riconfermati perché magari io non sono più vicino al capo, non sono uno dei raccomandati, non sono uno degli indicati. E quindi dicono, piuttosto che rimanere a Forza Italia, che il mio destino è già segnato, vado da Calenda. Quindi, naturalmente è un po' difficile passare da Forza Italia al PD, anche se cambi di questi tipi ci sono stati, di questo tipo ci sono stati. Però, dice, cosa vado con Renzi? Allora, vado con la Lega? No, non mi piace. Allora, a volte rimane quasi telefonato un partito e quindi approda con Carlo Calenda. Carlo Calenda dice quello che è importante è che Azione avrà un rappresentante sia alla Camera sia al Senato. L'ingresso di Enrico Costa, dice Richetti, rafforza l'idea che non potevamo arrenderci a due coalizioni che alternano populismi di destra e sinistra. Costa dice che vuole contribuire con una coraggiosa novità liberale. Sono e resto all'opposizione di questo governo, ma l'obiettivo è avere una grande casa liberale. Parlando poi della giustizia, Costa aggiunge: me ne sono sempre occupato perché rappresenta le fondamenta dello Stato liberale. È fondamentale che la giustizia sia giusta, che un processo abbia con un capo e una coda. Ci vogliono certezza della pena e una sentenza dopo un processo giusto. E a chi gli chiede se siano sempre riferimenti della politica di Forza Italia, lui dice sì, ma si è un po' spenta la spinta propulsiva liberale. All'interno della coalizione prevalgono le voci diverse. E così è consapevole del peso della sua scelta. Faccio una scelta controcorrente da responsabile giustizia di un partito con un gruppo di 150 parlamentari a capogruppo di me stesso, ma c'è l'ambizione di costruire la grande casa dei liberali. E poi, dice, tanti elettori moderati e liberali oggi scelgono Salvini e la Meloni perché vedono spento lo spirito propulsivo dell'area liberale. E poi dice, Calenda è la persona giusta per intraprendere queste idee, per approfondire i problemi. Una forza politica che fa questo può solo che crescere. Quindi ha capito anche lui che la sua è una scommessa, ma probabilmente in Forza Italia aveva capito che non c'era più trippa per gatti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.